Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi sono qui per analizzare un nuovo elemento SCP. Oggi difatti analizzeremo l'SCP-080, anche chiamato forma oscura. Elemento SCP-080. Classe dell'oggetto, Euclid. Procedure speciali di contenimento. SCP-080 deve essere contenuto in una stanza di 4x4 metri con una piccola anticamera situata sulla parte sud per consentire l'accesso ai ricercatori. Sulla parete nord deve essere collegata una sala d'osservazione che domina la sala principale attraverso una finestra con tende nere, spesse ed oscuranti, da rilasciare solo quando la porta della stanza d'osservazione è chiusa. Non deve verificarsi nessun tentativo di rimuovere SCP-080 dal suo recinto. La stanza deve essere illuminata da non più di una lampadina ad incandescenza da 7 watt per tutto il tempo. Nessun dispositivo in assoluto, in grado di produrre luce, deve essere portato nella stanza. In nessun caso deve essere portato qualcosa nella camera di contenimento di SCP-080 che abbia la capacità di coprire o nascondere SCP-080. La mancata osservazione di questo avvertimento porterà ad un'azione disciplinare. Descrizione. Non è noto se SCP-080 abbia una massa fisica o un corpo, dato che ogni tentativo di agire con esso fisicamente è fallito ed ha portato ad effetti negativi. Vedi log esperimento 082. I ricercatori ed il personale hanno detto di aver osservato SCP-080 in diverse forme umanoidi o simili ad ombre, con il solo attributo comune che consiste in due occhi fumanti. È stato notato dai ricercatori che SCP-080 induce ad una sonnolenza incontrollabile quando qualcuno entra nella sua camera. Dopo circa 30 minuti, qualsiasi persona che stia osservando l'elemento in questione viene forzata ad entrare nella fase REM del sonno, e ciò potrebbe causare danni psicologici irreversibili. Questo effetto si verifica anche se SCP-080 viene osservato da una camera separata, vedi incidente 081. Se in qualunque momento SCP-080 dovesse trovare il modo di nascondersi, come ad esempio in un armadio, sotto un letto, coperto da un lenzuolo, eccetera, esso sparirebbe del tutto. Inoltre, se una luce qualunque entrasse nella stanza di contenimento di SCP-080 con una maggiore luminosità rispetto a quella prodotta da una luce notturna per bambini, SCP-080 svanirebbe immediatamente. Entrambi gli eventi sono da considerare come violazione di contenimento e qualsiasi addetto al personale responsabile sarà severamente rimproverato e possibilmente riassegnato. Per tutte le informazioni riguardanti le origini di SCP-080 e dell'acquisizione da parte della Fondazione, si prega di consultare l'allegato redatto. Addendum 080A. In data 2000, il dottor ed il suo staff diretto hanno cominciato a lamentarsi di sogni sempre più stressanti. Dato che lui ha avuto più interazioni con SCP-080 fino ad ora, si teorizza che SCP-080 sia in qualche modo capace di qualche effetto memetico sui membri del personale vicini, anche se egli non viene osservato in maniera diretta. Addendum 080B. Dal giorno 2000, in seguito al recente suicidio del dottor, tutto il personale situato nel sito di SCP-080 deve tenere un diario dei sogni e devono informare gli psicologi del sito nel caso in cui i sogni dovessero aumentare di violenza o divenire di natura più spaventosi. Addendum 080C. Si ricorda a tutto il personale che le tende oscurate nella camera d'osservazione non devono essere rilasciate se la porta non è chiusa e il tempo d'esposizione non deve superare i 30 minuti per nessun motivo. Vedi incidente 081. Addendum 080D. Lo staff senior di ricerca ha notato che alcuni ricercatori non sono in grado di vedere SCP-080 e che probabilmente possono essere immuni ai suoi effetti. Qualsiasi membro del personale che crede di essere incapace di percepire SCP-080 deve avvisare il dottor per dei test obbligatori. Addendum 080E. È stato suggerito in seguito all'incidente 081 che SCP-080 sia nutrito con membri del personale di classe D una volta al mese, al fine di neutralizzare l'effetto di SCP-080 sulla salute mentale del personale in loco. 05. Approvato. Incidente 081. In data 2000, un'osservazione pianificata è stata condotta da due ricercatori senior. I ricercatori sono entrati nella stanza di osservazione e le tende oscuranti sono state abbassate.
Credendo che la stanza fosse schermata in maniera sicura dagli effetti di SCP-080, come è successo in passato, i ricercatori hanno cominciato ad osservare SCP-080. Circa 40 minuti dopo dall'osservazione, entrambi i ricercatori si sono addormentati improvvisamente. Al momento del ritrovamento... Dati cancellati. È da notare che in seguito a questo incidente tutto il personale in loco che aveva riportato incubi e sensazioni di disagio ha dormito bene la notte ed ha riportato uno stato d'animo generalmente più piacevole il giorno successivo. Nota. È richiesto a tutto il personale di non riferirsi ad SCP-080 con l'appellativo il Boogeyman, dottor.